in compagnia di Vincenzo Iacovisti, che è responsabile nazionale delle riforme costituzionali nelle PSI. Ovviamente siamo lavori ormai inoltrati di questa tavola rotonda intitolata Rifondare la politica, organizzata da Pierpaolo Segneri, la tavola rotonda dei corsari. Ecco Vincenzo, ovviamente sicuramente i lavori saranno stati inerenti anche ovviamente all'attualità politica e quello che sta accadendo in queste ore nei palazzi del potere, leggasi Camera e Senato, i tentativi di eleggere i presidenti delle relative assemblee e anche, insomma, anche una riflessione, immagino, su ciò che ha portato a questa incertezza, che sostanzialmente è la legge elettorale, l'appuntamento elettorale governando questa legge elettorale. A te la parola, un commento su queste cose. Sì, i lavori sono stati molto interessanti e devo dire che tutto quello che organizza Pierpaolo è denso di contenuti politici e non. Peraltro ha localizzato questa iniziativa in un giorno che è molto importante, perché è l'avvio della legislatura, in cui si è alle prese con le prime problematiche politiche che poi hanno dei riflessi di carattere istituzionale, perché ancora nel momento in cui parliamo ancora non abbiamo né un Presidente della Camera né un Presidente del Senato. E il taglio che io ho voluto dare nel mio intervento è quello di non solamente analizzare il voto che in questi 19 giorni credo che un po' tutti abbiamo fatto, è un voto che ci consegna un paese spaccato a metà, con un nord che si affida a un disegno illusorio di riduzione drastica della tassazione e un sud che si affida, a mio parere, a un disegno altrettanto illusorio, che è una matrice di nuovo assistenzialismo fondata sul reddito di cittadinanza. Queste due visioni, secondo me, oggi rappresentano bene le difficoltà della società italiana e della società politica italiana. Noi come socialisti abbiamo cercato di dare il nostro contributo nell'ambito del centro-sinistra, abbiamo dato vita alla lista Insieme, che purtroppo non ha avuto i risultati che noi speravamo, ma questo non vuol dire che non ci sia la voglia e la capacità anche di ricominciare a scrivere una pagina nuova per il centro-sinistra italiano, in particolare per il Paese, per arrivare anche ai prossimi appuntamenti in maniera magari più preparata e essere più capaci di contrastare quella che è stata una vera e propria slavina elettorale. Ho concluso il mio intervento con una battuta dicendo: facciamo in modo che la slavina elettorale non diventi una valanga. Le condizioni sono difficili, ma proprio nella difficoltà, secondo me, dobbiamo avere la capacità di trovare gli strumenti di reazione. Sono strumenti che speriamo abbiano anche una loro propaggine istituzionale, perché questa è una legge elettorale che è assieme con causa del disastro che si è creato, perché è stata una legge elettorale pensata per favorire i collegi uninominali e in realtà ha sfavorito proprio i candidati nei collegi uninominali. Un esempio su tutti è Pesaro, nel quale perde il ministro dell'Interno contro un candidato che aveva smesso di fare campagna elettorale. Quindi c'è molto da fare, anche e non solo dal punto di vista istituzionale. Credo che iniziative come queste ci rimettano in moto dopo il voto del 4 marzo e che guardino soprattutto ai prossimi appuntamenti, quindi non molliamo e andiamo avanti. Diciamo, quale potrebbe essere secondo te una direzione auspicabile per una ipotesi appunto di riforma della legge elettorale? Io sono un assertore, insieme a Pierpaolo e insieme a tanti altri, del primato del collegio uninominale maggioritario. Un collegio maggioritario o a turno unico, come avviene in Gran Bretagna, oppure a doppio turno, come accade in Francia, perché ritengo che proprio in un momento nel quale c'è questo distacco da parte dei cittadini nei confronti della politica, bisogna creare uno strumento che riavvicini gli eletti agli elettori. E l'unico strumento che si è dimostrato capace di ciò nel corso della storia, almeno dall'Ottocento a oggi, è il collegio uninominale. Un collegio uninominale che deve funzionare però come tale, con una formula maggioritaria, e quindi ci sia un corpo a corpo tra i candidati e l'eletto diventi effettivamente il rappresentante del territorio. Questo purtroppo oggi non è avvenuto, dobbiamo fare in modo, ciascuno per la propria parte di competenza, di invertire la rotta e dare al Paese una prospettiva diversa rispetto a quella che in questi giorni si sta materializzando. Perfetto, grazie allora Vincenzo Iacovisti. Grazie e buon lavoro.